Nei mesi scorsi erano stati pubblicati da parte del Comune due avvisi a distanza di qualche tempo per l'assegnazione e regime di locazione di alcuni immobili di proprietà della città di Caltanissetta, che si trovavano in Corso Umberto, da destinare ad attività commerciali o artigianali. E mentre alcuni di questi locali sono stati assegnati, per i rimanenti il Comune sta vagliando la possibilità di concederli in comodato d'uso gratuito per la valorizzazione degli antichi mestieri artigianali. Le adesioni sono state innanzitutto 4 su 9, quindi non sono state poi così poche. Sicuramente le condizioni poco agevoli, insomma, comunque da ristrutturare dei locali hanno un po' intimorito gli eventuali affittuari, anche se il costo di locazione è veramente basso, perché si parla di cifre da 300 euro a massimo 1000 euro annui. Adesso l'amministrazione pubblicherà a breve un bando per la concessione in comodato d'uso gratuito di questi beni, quindi non vi sarà più il costo di locazione, andando ad incentivare attività artigianali, anche attività artigianali di tipo, diciamo, le più antiche, per evitare che queste vengano piano piano, non vi siano più, quale possa essere il mestiere del calzolaio, del fabbro o del marmista. Quindi di quelle attività artigianali che sono molto importanti, legate anche all'area maestranza, ma che piano piano si stanno estinguendo. Quindi speriamo di riuscire a creare una sorta di scuola dell'artigianato diffuso, insomma dei laboratori diffusi per promuovere le tradizioni.